Val di Chiana, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e benvenuti qua, siamo in diretta da Torrita di Siena per il Borgo dei Libri. Questa manifestazione che richiama amanti dei libri, della lettura, ma anche una manifestazione che cerca di promuovere il territorio dal punto di vista dell'enogastronomia. Infatti oltre ai libri si possono assaggiare, si possono assaporare tante tante cose buone del nostro territorio e ci sono anche, adesso sono ancora in corso, alcune conferenze sulla Via Lauretana, ma anche conferenze su percorsi storici che ci sono qua nel nostro territorio. Ma andiamo a conoscere un po' più da vicino e un pochettino meglio chi sono gli organizzatori di questa splendida manifestazione. Ovviamente voi potete inviarci commenti, potete inviarci qualsiasi cosa sotto la nostra box dei commenti. Vi aspettiamo, fateci sapere già in diretta cosa ne pensate di questa manifestazione. Ovviamente dovete venirci perché siamo qui apposta. Allora, siamo con Marta e Nicola dell'associazione Rizes, giusto? Giustissimo. Loro fanno parte dell'organizzazione. Questa manifestazione è organizzata dalla Fondazione Torrita Cultura, dal Comune di Torrita, e quest'anno ne fa parte anche questa associazione. Allora, Marta, raccontaci qualcosa di più. Spieghiamo chi siete, okay. Da dove venite e quanti siete. Allora, l'associazione Rizes è nata nel 2016, quindi non siamo molto vecchi, siamo giovanissimi. È nata come un gruppo di amici con professionalità particolari e distinte. Abbiamo nel team ci sono antropologi, storici dell'arte, esperti di comunicazione, e ognuno di noi dà un contributo preciso nell'organizzazione di eventi a stampo culturale, come può essere appunto il Borgo dei Libri. Abbiamo un'attenzione particolare, insomma, per i bambini, per la didattica, per eventi che possano esaltare in qualsiasi modo le peculiarità di un territorio, e il Borgo dei Libri di Torrita ne è un esempio. E noi quest'anno, l'anno scorso abbiamo partecipato proprio all'ultimo minuto con dei nostri laboratori, e da lì è partita una collaborazione con l'assessore alla cultura di Torrita di Siena, e per quest'anno insomma ci hanno chiesto di darci una mano quindi parte integrante di questa manifestazione, sì, che sta crescendo, ha una crescita esponenziale. Siamo al terzo anno, io penso che sia l'anno di prova, insomma, se quest'anno va bene vuol dire che può partire e può lanciarsi per il futuro, ecco. Un Borgo dei Libri che poi dopo parleremo anche con gli altri nostri ospiti, veramente è un biglietto da visita della Val di Chiana in tutta Italia, perché che Borgo dei Libri è stato presentato in vari festival a livello nazionale, ma anche qua ci sono espositori che arrivano un po' da tutta Italia, sì, dal, sì, Veneto, dal, sì, Marche, sì. Quindi un Borgo dei Libri che comprende tutta l'Italia. Sì, sì, noi abbiamo la Fondazione Torrita Cultura quest'anno ha partecipato a Firenze Libro Aperto, e noi come associazione Rizes abbiamo seguito la fondazione per una giornata, e con l'occasione insomma abbiamo cercato di prendere contatti con nuovi espositori a cui potesse interessare la partecipazione a Torrita. E poi c'è stato ad esempio l'assessore, che è appassionato e collezionista di libri antichi, ha partecipato alla Fiera Cesena, quindi c'è anche un lavoro di ricerca sugli espositori. E insomma siamo molto soddisfatti, siamo 40 espositori librari, e quelli enogastronomici non li conto, non li so. Quindi insomma è un Borgo dei Libri e anche un Borgo del Gusto. Allora, i Rizes hanno ideato per questa sera qua a Torrita un appuntamento inedito, mai visto prima, ma per gli appassionati di Cluedo mi possono già subito capire. Nicola, Torrita, sì, si trasformerà nel Borgo dei Delitti. Sì, per una Perché sera... Perché questa idea? Beh, nel senso, noi, come diceva giustamente Marta, avevamo già partecipato l'anno scorso e avevamo notato che anche nel programma di quest'anno c'era un po' una specie di buco che riguardava il sabato sera, e noi ci siamo buttati e abbiamo fatto questa proposta
che fortunatamente è stata accettata da parte dell'amministrazione, di organizzare questo esperimento, un gioco, effettivamente un esperimento, prendendo spunto un po' da quelli che sono giochi da tavolo, giochi di ruolo, e visto che il filo conduttore di questa edizione è appunto il giallo, abbiamo detto proviamo a organizzare qualcosa che stimoli una sorta di, diciamo così, di cena con delitto senza cena. Passeggiata con delitto. Passeggiata con delitto, ecco, diciamo così. Quindi le vie del borgo ci saranno dei personaggi, delle squadre che partecipano, sono iscritte, dovranno interagire con questi personaggi per raccogliere gli indizi, raccogliere testimonianze e ricostruire quello che è successo. Ma non ti dico niente perché poi giocherete anche voi. No, beh, certo, sì, avremo la nostra talpa. Senti, più o meno quanti sono le persone che hanno aderito e che ora per questa sera le iscrizioni sono chiuse, sì. Però ho sentito dire che magari verrà riproposta in altri contesti. Lo speriamo davvero, innanzitutto speriamo che vada bene, perché poi comunque la prova del nome, è veramente un esperimento, abbiamo fatto le prove però vediamo. E, allora, abbiamo ricevuto diverse richieste, avevamo previsto anche per una questione, diciamo, logistica, un tetto massimo di 6 squadre da 5 partecipanti l'una. Poi siamo già stati costretti comunque ad alzare questo tetto e portarlo almeno a 7 squadre. Però le richieste sono state veramente tante, cioè probabilmente saremmo stati in grado di poterne fare almeno 2 di serate, senza dubbio. Quindi siamo contenti perché comunque era un tentativo, potevamo anche rimanere da soli stasera per il borgo. Uno faceva la persona morta, l'altro sì, esatto. Rimanevamo a veglia, esatto, praticamente. Invece c'è stata un'ottima risposta da gente anche di un... non solo da ragazzi, ma anche gente, insomma, più grande, e giovani adulti, che è un target, ecco, diciamo, l'età media, giovani adulti. L'età che dei partecipanti. Sì, diciamo dai 20-25 in su, ecco, più o meno una roba di questo genere. Quindi, insomma, fa piacere perché comunque è anche un target che magari a volte è anche un po' più difficile raggiungere, soprattutto per questo tipo di iniziative che facciamo. E quindi, ecco, tendenzialmente siamo contenti di questa risposta, speriamo di poter ripetere l'esperienza, sperando che già questa vada bene, insomma vedremo se a Torrita piace, noi ci siamo, ecco. E noi della Val di Chiana vi racconteremo che cosa accadrà questa sera. Sì. Appuntamenti per domani, domenica? L'appuntamento per domani c'è sempre la fiera, ovviamente, certo, per tutto il borgo, ma soprattutto la cosa più importante di tutte in assoluto, alle ore 14 di domani, sì, domenica, appunto, 14, e inizia un workshop di fumetto presso lo stand di Rises con il collettivo, con Canicola editore, mm-hmm, che praticamente sono un gruppo di fumettisti professionisti che provengono da Bologna e tutta la zona, diciamo, dell'Emilia, e saranno qui e realizzeranno questo workshop, diciamo anche lì il tema sarà un po' comunque quello del giallo, il noir, il mistero e la scoperta, ecco, quindi questo è il... Quindi non vi resta che venire qua e vedere un po', c'è un evento per tutti, quindi per tutti i gusti, dai gialli alla lettura, tutto, potete fare tutto. Allora ragazzi, io vi congedo. Ah, di già? Vi congedo. Prima sì, non sì, volevi sì, fare sì, l'intervista, io? Ma ora pure ci vuole anche rimanere. Se vuoi ti mettiamo al posto del leggio. Della pianta. L'altezza è qui. Grazie. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti, grazie. E io chiamo altri due ospiti, ovvero Roberto Goracci dell'organizzazione. No, mi hanno cambiato in corsa la scaletta, ovvero Beppe Cantele e Secchia Antonia. Seccia Antonia. Allora, loro praticamente hanno portato qua a Torrita di Siena delle attrezzature un po' particolari. Il torchio, quello che anticamente veniva usato per la stampa. Invece, da Vicenza, perché Vicenza. Beppe Cantelan è Cantele, mi dispiace, io con i nomi sono un po'. Della Ronzani editore di Vicenza e Firenze. Vicenza e Firenze, poi spiegheremo anche perché. Ecco, spieghiamo perché, insomma,
questo tu dimostri che il borgo dei libri veramente sta crescendo, sta richiamando gente da tutta Italia, e tu sei entrato in contatto con il borgo dei libri tramite l'esposizione di Firenze. Sì, esattamente. E hai deciso di partecipare qua a Torrita. Sì, ci piace la Toscana, ci veniamo volentieri, mi sembrava che questa fosse una bella iniziativa in un bel luogo con persone molto molto motivate a portare qua libri, librai, le storie dei libri e le storie che chi fa libri ha voglia di raccontare, quindi abbiamo deciso di aderire. Voi prima parlando mi hai detto che comunque manca un po' la cultura tipografica. Beh, oddio, sì, cioè, noi cerchiamo di fare dei libri belli innanzitutto a partire dal testo che è e deve sempre essere il centro dell'attenzione di un editore, perché se non si ha un testo da pubblicare, da proporre a un pubblico, non si fa editoria. E poi vogliamo recuperare attorno a questa idea di edizione una cultura tipografica che purtroppo, visto l'andazzo dei grandi e medi editori, sta un po' scomparendo, nel senso che come dire, l'avvento del digitale e di una enorme massa di persone che può accedere facilmente a questa tecnica rende tutti quanti capaci di impaginare, di fare, di brigare, e forse non ci si rende conto che alle spalle di un bel libro c'è una cultura antica, profonda, una cultura che ha bisogno di molto studio, di molta passione perché poi si possono avere dei libri belli. Insomma, bisogna scegliere un buon carattere, una buona carta da stampa, bisogna saper impaginare, saper mettere in pagina, quindi saper fare un bel progetto grafico, bisogna trovare dei buoni stampatori, bisogna avere tutta quella cura materiale che oggigiorno vedo mancare in certi casi, insomma, ecco. E questo è anche il motivo per cui noi poi, come dire, certe cose le facciamo stampare con una tecnica tipografica che non si utilizza più, insomma, adesso si stampa molte cose con la stampa offset oppure con la stampa digitale, che possono dare anche risultati ottimi, ma non hanno, come dire, quell'appeal, quel fascino che aveva la stampa tipografica. Ecco, infatti proprio per questa occasione, per il borgo dei libri, noi abbiamo confezionato questa scatolina, ecco, il borgo dei libri è un'edizione speciale che contiene queste nostre poesie. Questa è la nostra iniziativa che abbiamo lanciato prima del Natale del 2016 e stiamo andando avanti con varie edizioni. È una monodose di poesia e contiene appunto 10 bustine che a loro volta contengono delle poesie che pesano un grammo, e questo è il motivo del sottotitolo, un grammo di poesia. È tutto stampato rigorosamente a mano, che è un po' un modo per far vedere come si stampava un tempo e per far, come dire, recuperare quell'idea di cultura tipografica che poi vogliamo portare avanti facendo il resto dei nostri libri, insomma, ecco. Questo è l'ultimo nato, abbiamo ripubblicato questa opera, secondo noi bellissima, del poeta e scrittore Nico Naldini, che è Il treno del buon appetito, nei ricordi di un poeta, le storie di un Novecento che nessuno ha mai raccontato. Insomma, si trovano in queste pagine personaggi straordinari, da Pasolini a Comisso, Parise, Biagio Marin, Sandro Penna, Federico Fellini, Eugenio Montale, insomma, cose straordinarie, ecco. E cerchiamo di curare questi testi con una messa in pagina, con una cultura tipografica, vorrei dire, che speriamo piaccia e possa riscuotere anche qui a Torrita un buon successo. Ecco, penso che sia della stessa idea anche se c'è Antonia, perché tu hai portato il torchio, però tieni anche dei corsi di grafica, di editoria, sì. Quindi c'è cura veramente, si cerca di riprendere questa cultura tipografica. Infatti io ho lavorato per tutta la vita nel campo della grafica e dell'editoria, come illustratore di libri, come progettista grafico di edizioni e anche come grafica pubblicitaria ed altre cose nel campo della grafica. Praticamente ho esplorato un po' tutto il mondo grafico. E adesso sono in pensione e mi occupo di divulgazione delle tecniche di stampa, quindi vengo da Torino, ma abito da 15 anni a Città della Pieve. Faccio dei corsi di stampa d'arte e di legatoria
e ho realizzato questo torchio su un modello gutenberghiano a scopo didattico, con cui faccio delle dimostrazioni anche per scolaresche. Ho realizzato anche altri due torchi, uno calcografico e uno litografico, con cui insieme a degli artisti che vengono ad imparare queste tecniche e che possono quindi esprimere delle opere utilizzando queste tecniche, possiamo fare delle stampe. Probabilmente a breve presenteremo questo torchio litografico, che è l'ultima mia realizzazione, con una mostra di opere realizzate da degli artisti che si cimentano in questo tipo di arte. Qui a Torrita è in previsione, cioè perlomeno avrebbe già dovuto partire, ma è in progetto di realizzare invece un laboratorio di restauro del libro antico. È una cosa che abbiamo progettato insieme con l'assessore Paolo Tiezzi e che speriamo che a breve venga realizzato, perché credo che possa essere un modo anche interessante per educare alla conoscenza del libro antico e permettere chi è amante di libri, collezionista di libri antichi, di poter intervenire sempre in modo molto, con molta cautela e con molta coscienza di quello che si va a fare, ad intervenire su dei libri che hanno bisogno di restauri perlomeno conservativi. Certo. Ecco, quindi voi molto spesso si compra un libro perché ci piace la copertina, perché ci piace il font, perché ci piace. Quindi è importante anche curare il libro. Forse si era un po' persa questa cura delle copertine, del font, scegliere il carattere giusto. Si era un po' persa questa cura dei libri. Ora sta riprendendo molto. Forse vediamo magari anche l'attrattiva degli ebook, che magari sono un pochettino più fruibili, costano meno, però sono pagine bianche che scorrono in un tablet, in un telefono. Invece qui ritorna fuori la bellezza di tenere un libro in mano, di sentire il profumo delle pagine, vedere la bellezza di un libro. Sì. Ci sono almeno 6 domande in queste due affermazioni. Lo so, e mi dicono che io faccio le domande. Allora, libro di carta e ebook. Io non ho niente contro le tecnologie, anzi ho piacere che ci siano gli ebook. Sarà molto più facile che un lettore di ebook cominci a un certo punto della sua vita a leggere un libro di carta, piuttosto che lo legga qualcuno che non legge, punto e basta. Quindi va benissimo l'ebook ed è un'altra cosa. Anzi, ed è la seconda domanda. Proprio vedendo la differenza e marcando fortemente la differenza tra l'ebook e un libro di carta fatto bene, probabilmente il libro di carta fatto bene avrà un futuro. Perché se il libro è brutto, obiettivamente è molto meglio comprare un ebook, ma io lo dico senza problemi, anzi non si fa mica torto agli editori, visto che siamo qua anche come editori, perché un ebook sostanzialmente ha un costo di produzione irrisorio e quindi anche se costa molto meno del libro di carta dà all'editore forse un guadagno maggiore. Altra cosa invece è appunto l'approccio e il rapporto che si ha con un libro di carta, che si cerca di fare come si faceva nei libri una volta, ecco. Non è che non si sappiano più fare, è che il problema dei costi e comunque uno sviluppo tecnologico eccetera eccetera porta a dover sempre ridurre questi costi di produzione del libro, e per cui si fanno anche dei libri obiettivamente brutti, non curati, legati male, insomma. Adesso non voglio farvela troppo lunga, ma Antonio potrebbe parlarne molto molto meglio di me, voglio dire, no? Su come si fa un libro bello, ecco. Quindi il libro bello avrà un futuro proprio in quanto riesca a trasmettere questa idea della cura grafica e tipografica, ecco. E in questo credo che io, come editore che cerco di fare questa cosa, e Antonio che invece, come dire, anche insegna e divulga queste tecniche di stampa, credo che abbiamo un terreno comune molto bello, ed è il motivo per cui siamo entrambi, pur nelle nostre diversità, entrambi qui a Torrita di Siena, insomma, a goderci il sole della giornata. Quindi a questo punto come si realizza un libro bello? Si realizza con una profonda preparazione, bisogna avere una grande esperienza, perché come diceva il signore Beppe, noi abbiamo poca conoscenza, poca educazione a capire che cosa c'è dietro alla costruzione di un libro, e
tantomeno i fruitori di oggi dei libri, specialmente degli ebook, hanno percezione di questo lavoro che sta alle spalle. Questo mio impegno nella divulgazione serve proprio anche a far capire la storia del libro come è nata, no? Questi torchi in realtà hanno la funzione di far capire che insieme a me, tra l'altro, c'è il professor Mario Morellini che presenta la storia della scrittura prima del libro, prima della stampa. Il libro esisteva come manoscritto prima e ha tutta una lunga tradizione dietro. Dal manoscritto si è passati alla stampa cercando di imitare il manoscritto, perché la gente era educata ad avere, certo, il manoscritto fra le mani. La stampa poi ha permesso di rendere molto più fruibile la lettura, perché ha aperto un mondo nuovo, perché ha portato il libro a disposizione di molta più gente, ha contribuito all'alfabetizzazione, ha contribuito alla diffusione della cultura. Questa cosa però ha avuto un'evoluzione dall'invenzione della stampa di 500 anni fa ad oggi, attraverso tutta una serie di passaggi che ci hanno portato alla realizzazione dei libri di oggi, attraverso anche l'esperienza degli editori, cioè sono gli editori che hanno costruito le cose che oggi si trovano nei libri. La forma, voglio dire, la costruzione del libro, il frontespizio, le date, il colophon, tutti elementi che sono stati introdotti dagli stampatori. Gli stampatori hanno enormemente contribuito alla creazione dell'oggetto libro così come lo conosciamo oggi. Quindi c'è tutta una storia che sta dall'invenzione della stampa in poi a realizzare un oggetto diverso da quello che era prima, dal manoscritto. Il manoscritto aveva una funzione prevalentemente di diffusione della cultura attraverso poche elite, poche persone che avevano accesso a questo tipo di cultura, prevalentemente in ambito religioso monastico, e dal momento in cui la stampa è stata inventata c'è stata una rivoluzione enorme, paragonabile forse soltanto a quella che adesso sta introducendo la nuova tecnologia di internet e dei mezzi di informazione. Quindi il far capire la storia del libro dalle origini fino ad oggi ci serve a capire meglio, dal punto di vista proprio culturale, a capire meglio che cosa utilizziamo oggi. Poi ci sarà il seguito di queste nuove tecnologie che ormai, cioè, non fanno parte della mia opera di divulgazione, perché io mi fermo al ieri della stampa tipografica, della tipografia, che ormai come tipo di artigianato va anche morendo. Molte delle cose che io ho collezionato le ho raccolte proprio dalle tipografie che hanno chiuso perché non hanno più lavoro, perché non hanno più mercato. Quindi ho recuperato set di caratteri, macchine, attrezzature che utilizzo proprio nei miei corsi per presentare questa storia che secondo me è una delle più importanti proprio dell'evoluzione dell'umanità. Bene, allora io vi ringrazio perché abbiamo veramente tirato su un bel dibattito. Però dobbiamo c'è la tornata degli ospiti, però questo veramente forse il prossimo anno lo potremo proporre come conferenza da introdurre nel progetto. Ma come no, progetto. Volentieri, cioè in poco tempo non si può dire tutto, ma sarebbe bello parlare di molte altre cose, lo faremo volentieri. Magari glielo buttiamo là all'assessore per l'anno prossimo. Grazie a voi di essere venuti qua nella nostra diretta. Allora io a questo punto chiamo l'altro organizzatore della manifestazione, ovvero il presidente della Proloco di Torrita, Roberto Goracci, e il presidente onorario della FISAR, Nicola Masiello, perché anche lui, anche la FISAR, è all'interno dell'organizzazione, perché fa una serie di eventi e di appuntamenti proprio per questo connubio libro ed enogastronomia. Cominciamo però da Roberto. L'impegno della Proloco all'interno di questa manifestazione, che ribadiamo in 3 anni è cresciuta tantissimo, sta richiamando tanta gente da tutta Italia, gli espositori come abbiamo visto sono dal Veneto, da tante altre regioni d'Italia. Allora, una manifestazione che sta crescendo.
Sì, una manifestazione che sta crescendo quest'anno anche grazie all'aiuto prestato dai volontari della Proloco all'amministrazione della Fondazione Autorità Cultura, che poi ha collaborato anche con Rises e con altre associazioni. Ovviamente io e il consiglio direttivo dell'attuale Proloco di Torita di Siena siamo entrati in carica subito dopo il Borgo dei Libri 2016, quindi alle precedenti edizioni non avevamo partecipato come questi consiglieri. Sicuramente era stato dato un supporto anche nelle passate edizioni, però insomma la paternità, diciamo, dell'iniziativa sicuramente lodevole. Io volevo tranquillizzare Beppe, che sta andando via, che comprerò sempre libri di carta, sono un lettore appassionato e non voglio saperne di ebook e quant'altro. Però ritornando a noi, la Proloco in quest'anno, poi ti chiederei anche di chiederlo all'assessore e alla Simona Giovagnola, presidente della Fondazione Torita Cultura, e a Giacomo Grazzi, sindaco di Torita, chiedere conferma di questo. Però io l'ho visto da lontano, perché per conto della Proloco se ne è occupata Vanessa Volpi, che andava sempre a tutte le riunioni, che ha richiesto l'organizzazione di un evento così grande con così tanti espositori librari e anche espositori di altro genere, la cultura enogastronomica, per fare un esempio. Qui abbiamo il presidente onorario della FISAR, è sicuramente poi un altro tipo. La FISAR è una delle associazioni, perché poi c'è anche la ONAF all'interno di questa dell'organizzazione, sì, del Borgo dei Libri. Quindi Vanessa si è applicata molto. Devo ricordare che il nostro contributo è tutto fatto con ore di volontariato puro. Quest'oggi e domani garantiamo all'organizzazione, quindi a noi, la presenza di una ventina di volontari lungo tutta la giornata, oggi e domani, che presideranno i banchi di librerie o editori che non sono potuti venire ma hanno voluto comunque mandare i loro libri a Torrita per questo borgo. Quindi un impegno, devo dire, molto grande per un'iniziativa, posso tranquillamente dire, per cui questo consiglio direttivo, ma neanche la Proloco in generale, ha un merito in termini di ideazione. Sicuramente io come presidente della Proloco devo essere molto grato ai soci, ai volontari, ai consiglieri dell'associazione che presiedo, perché l'impegno che hanno profuso secondo me è un impegno importante, e che spero che l'amministrazione e la fondazione riconoscano a un'associazione che sta collaborando tutto sommato, penso almeno dal mio punto di vista, bene con questa amministrazione e anche con la fondazione stessa. Certo. Nicola, la FISAR ha un ruolo importante all'interno di questa manifestazione, promuove i sapori della Val di Chiana attraverso delle iniziative studiate proprio per il Borgo dei Libri. Esatto, sì, a prescindere dal fatto che la FISAR Val di Chiana ormai sono 43 anni che è presente in questo territorio, quindi è, diciamo così, un sodalizio che ha il suo peso specifico in termini di formazione, in termini di qualità, in termini anche di affidabilità sotto certi aspetti, no? Quindi poi partecipare alle iniziative tipo questa, ma in senso generale la FISAR partecipa con tutte le amministrazioni locali per valorizzare cosa? Il territorio, lo sviluppo del territorio, le qualità del territorio attraverso i prodotti, attraverso i vini nel caso specifico. Quindi essere oggi qui è per noi un momento di crescita anche in termini di formazione, perché vogliamo essere presenti sul campo e portare ciò che abbiamo appreso ai neofiti. Neofiti nel senso che poi oggi neofiti, domani possono essere dei nostri soci, e quindi, diciamo così, crescere anche sotto l'aspetto culturale. È un ambiente di cultura questo, per cui anche la tradizione è cultura, le tradizioni locali sono culture, e quindi lo facciamo. Ci siamo avvicinati al Borgo dei Libri con un tema ben preciso, quello di quest'anno è il giallo, ricordo l'anno scorso la Via Lauretana, quindi ci siamo sempre avvicinati a questa che è l'iniziativa principale, e quindi siamo andati a fare un laboratorio del gusto molto particolare. Uno sul colore, vabbè, il giallo, aspetto cromatico, niente di che, si può in cucina inventare qualcosa di giallo.
ma è il giallo inteso come racconto, no? Quindi l'intrigo, le situazioni che si possono creare, tutto quello che è, diciamo così, inerente a un racconto giallo. Quindi personaggi che vanno e che vengono. Noi abbiamo cercato di trovare questi personaggi, i vini, che non sono dei vini semplici, di facile comunicazione. Siamo andati a cercare vini particolari, per esempio, che già dal colore richiamano il giallo, ma soprattutto, diciamo così, intrigano per quelli che sono i vitigni, per come sono coltivati, dove sono coltivati. Quindi questo è stato il motivo che ci ha portato al giallo. Con quale finale? Che un giallo finisce sempre con un punto fermo. Appunto. Cioè capiamo chi è il colpevole, capiamo attraverso tutte le trame del racconto, e quindi il nostro punto fermo era poi provare direttamente l'assaggio vero e proprio di abbinamento cibo-vino di queste pietanze, di questi vini che abbiamo selezionato. È il caso di dire che comunque la ricerca di questi vini ha comportato anche un po' di fatica, proprio perché nel contesto dell'intrigo era scontato servire un Trebbiano qualunque, una Malvasia, cioè. Quindi siamo andati proprio a cercare, specialmente in Val d'Orcia e specialmente nella zona di Cortona, dei vini molto particolari. Montepulciano, che è una, diciamo così, amministrazione, comunque un territorio vicino a Torrita, non è voluto mancare, quindi anche Montepulciano era presente con una sua azienda che noi abbiamo selezionato proprio in virtù di queste caratteristiche. Quindi non abbiamo portato il prodotto semplice. C'è stata quindi ricerca? Una ricerca, è un prodotto complesso, e devo dire che post degustazione, che finiva ormai da 20 minuti, erano tutti contenti e tutti entusiasti di ciò che avevamo proposto. Quindi anche l'abbinamento con le pietanze, che erano con prodotti del territorio, addirittura a chilometri zero per alcune cose, e quindi è stato anche lì un momento di discussione, di confronto, di dialogo, per poi arrivare a chiudere tutta la manifestazione con delle consapevolezze di aver conosciuto ancora prodotti del territorio, aver capito come potevano stare insieme nonostante le particolarità, e quindi anche l'estro di chi poi si è prestata a fare i piatti in modo che questo abbinamento risultasse vincente. Quindi è stato veramente un successo. Mi auguro di continuare l'anno prossimo con un altro tema intrigante. Magari i nostri ragazzi della Rieses lo prossimo anno vediamo, tirano fuori qualche... Si potrebbe fare un percorso di scoperta di piatti tipici anche nel contesto del Vin Santo. Ma magari a Torrita, qui, visto, c'è già il paese medievale, quindi vuol dire può portare a qualcosa di particolare. Noi siamo sempre comunque disponibili. Quindi Torrita appunto è un paese che stimola tra storia e enogastronomia, anche la Proloco cerca sempre di scoprire e rendere veramente attrattivo questo gioiello della Val di Chiana. Quali sono le attività che fa la Proloco? Le attività che ha fatto la Proloco in questo anno, una su tutte, la ricordo perché proprio stamani c'era il convegno sulla Via Lauretana, noi abbiamo percorso insieme a degli amici. Tu l'hai testata proprio? Io l'ho testata tutta quanta, devo dire. Prima abbiamo fatto a fine luglio, primi 10 giorni di agosto, siamo andati da Torrita a Loreto, e poi a novembre abbiamo fatto le due tappe che ci mancavano, quindi Siena, Asciano, Asciano, Torrita. Tra l'altro l'abbiamo anche ripetute, abbiamo fatto un percorso che unisce, l'abbiamo inventato noi, ora mi prendo il merito perché Emanuele De Bellis oggi è al lavoro, non ha potuto partecipare al convegno e oggi ha questa intervista anche, e se lo sarebbe meritato, perché comunque io sono stato più, diciamo, come dire, l'ho spinto ad andare avanti, però l'ideatore vero dei percorsi è Emanuele De Bellis, che ha appunto inventato un percorso dalla Fratta Torrita a Radicofani, che è il percorso di Ghino di Tacco che avevamo annunciato a Montepulciano, al Di Chiana, è vero, sì, proprio quello, sì, là, sì. Quindi questo, noi siamo attivi anche nella proposizione di eventi anche ludico-motori, perché a settembre abbiamo un'iniziativa che è la Torrita Ten, una corsa, una gran fondo organizzata in collaborazione con la Chianina Running e sostanzialmente sotto, tra virgolette, il patrocinio, oltre che del comune, della WISP, che garantisce la regolarità
dello svolgimento di tante altre cose burocratiche assicurative. Oltre questo facciamo tutti gli anni mercatini di Natale, quest'anno abbiamo raddoppiato, fatto mercatini di Natale e mercatini della Befana. Siamo andati, oltre che nel centro storico, siamo andati in un'altra zona di Torrita, che è la stazione che magari viene meno sfruttata per eventi ricreativi come questo, come il mercatino di Natale. Ora sicuramente, ecco, una cosa molto importante, noi quest'anno abbiamo lanciato insieme a lo chef che poi era il maestro, Loriano Baccheschi, e la promotrice del consiglio direttivo della Proloco, che è Silvia Picchiarelli, hanno lanciato un corso di cucina dove in quattro lezioni portiamo i nostri soci, perché poi sono tutti soci che partecipano a imparare a fare per esempio i pisci. Secondo noi questa qui è cultura. Cultura gastronomica del nostro territorio. Magari abbiamo qui il presidente onorario Fisar Valdichiana, gli chiediamo, possiamo anche collaborare per un cultura enologica? Sicuramente a me mi trova presente, anzi mi rammarico che non ha portato un bicchiere di vino per noi. Sono anche un fondatore dell'associazione Cuochi Senesi dall'82, quindi voglio dire, qui ne partecipo a pieno regime anche con l'aspetto culinario, cucine e vini sono a disposizione, parliamo pure. Stiamo dando un sacco mettiamo di tempo alla prossima edizione. Mettiamo le mani in pasta. Okay, va bene. Scusami, un'ultima cosa, scusa se sono un po' prolisso, però mi piaceva ricordare non che... tecnici. Okay, allora... Anzi, se ci dici qualche altra anticipazione, no, visto quella lì del il piscio è sufficiente. Il piscio è una cosa che già abbiamo attivato, c'è l'ultimo corso, insomma gli ultimi 15 alunni che dovranno imparare o affinare la tecnica nel fare il piscio, ma non solo. Quello che volevo dire, oggi pomeriggio alle 18:30 circa, noi della Proloco collaborando con il CTA il Borgo e quindi Emanuele De Bellis, che è il presidente di questa associazione, abbiamo ripristinato a favore dei torritesi, ma soprattutto dei turisti che vengono a Torrita, i cartelli descrittivi delle chiese del centro storico e parzialmente, diciamo, limitrofe. I cartelli che erano stati, se non erro, scusatemi le imprecisioni, però dovrebbero essere stati installati in origine nel 2000 dal progetto Alfa e Omega, mi sembra. Questi cartelli si sono staccati, diciamo gli adesivi si sono staccati da cartelli, noi abbiamo fatto un progetto finanziato con attività promosse dalla Proloco e dal CTA e partecipate dai soci, quindi autofinanziate sostanzialmente. Stasera alle 18 ci sarà l'inaugurazione, sono già diciamo installati e usufruibili da turisti, mi ci sembrava l'occasione giusta oggi che ci dovrebbe essere un po' di giro, far leggere ai turisti e a chi è appassionato d'arte, visto anche la ricchezza che contengono le chiese in termini di arte, le chiese torritesi, quindi ci sembrava l'occasione giusta oggi per far leggere a chi entra dentro cosa può trovare. Bene, allora io vi ringrazio per essere venuti, per essere grazie passati qua nel nostro angolo intervista, in bocca al lupo per tutti questi progetti. Grazie. Che sicuramente noi seguiremo, vi terremo d'occhio, quindi, quindi non ci sfuggite, grazie davvero. Pisci e contorni ci terrete d'occhio. Pisci e contorni noi ci terremo e poi assaggeremo. Va bene. Allora io in questo, grazie davvero, ciao. Io chiamo allora Tommaso Ghezzi, che non ha bisogno di presentazioni. Prego Tommaso, non ti guardare nello schermo, vieni benissimo. E qui mi dovete aiutare con il nome, perché Matteo. Matteo, cognome? Lupetti. Lupetti, Matteo Lupetti. Me l'avevi detto prima, ma con tutti questi nomi. Allora, Tommaso, tu sei un fumettista, sì. E arrivi da Pisa. Ok. Mentre Tommaso è qua perché ha intervistato tutti, gran parte degli autori che sono qua, che presentano il libro qua al Borgo dei Libri. Parliamo invece di Matteo. Che cosa hai portato qua al Borgo dei Libri? Che cosa ci fai vedere e perché hai deciso di fare il fumettista? Lo fai di professione? Allora, sì, o almeno ci provo. E mi sono sempre interessato più che altro della parte di produzione e autoproduzione, quindi anche tutta la parte di creazione del volume stampato, e quindi da ormai 5 anni mi avvicendo in vari collettivi
per la produzione dei nostri racconti in volume. Ora, dallo scorso anno abbiamo iniziato una nuova iniziativa che si chiama Gravure, che abbiamo portato qui a Borgo dei Libri, ed è il nostro tentativo di fare un salto qualitativo importante dal punto di vista della qualità della stampa e dell'artigianalità. Grazie, della stampa, perché per anni l'autoproduzione a fumetti ha contato su produzioni, come si dice, underground, indipendenti ma piccole, lo spillato, qualità di stampa molto scarsa. Negli anni 90 si andava di fotocopiatrice, soprattutto agli inizi. Poi la qualità è aumentata in maniera importante e negli anni è diventato davvero, davvero rilevante fare un lavoro di stampa che possa rivaleggiare e mettersi al giusto confronto con gli editori seri, con i grandi produttori. Quindi Gravure l'abbiamo stampato in una tecnica di stampa che si chiama Risograph, che è una tecnica di stampa semi-artigianale. Siamo andati a cercarci la stamperia che ci permettesse questa tecnica, ha bisogno di una sua stampante. Nasce come tecnica da ufficio, in realtà la Risograph è una stampante da ufficio povera che poi è stata riciclata dagli artisti per fare stampe a policrome, stampando un colore sopra l'altro. I colori sono semitrasparenti, quindi dalla loro sovrapposizione nascono ulteriori colori, quindi permettono una certa brillantezza di stampa, perché non si tratta di una normale quadricromia, la possibilità di creare ulteriori colori da sovrapposizione di colori base, e si tratta appunto di una tecnica semi-artigianale inadatta alla grande produzione editoriale, che però l'autoproduzione, soprattutto italiana, sta recuperando in questi anni, e noi abbiamo deciso di utilizzarla per il primo volume brossurato di Gravure. Che uscirà? Che è uscito, abbiamo qui, è uscito a Lucca per Lucca Comics, Lucca Comics and Games 2016, e dovremmo uscire nel 2017 per il secondo, con una raccolta di storie brevi, avremo alcuni autori in comune tra i due volumi, altri che ruoteranno, e per ora siamo sui sei autori, abbiamo avuto sei autori nel primo volume, dovremmo averne almeno altri sei per il secondo. Probabilmente speriamo riusciremo anche a avere le sovacopertine stampate a torchio da Linografia. Senti, il filo conduttore di questa edizione è il libro giallo. Hai mai fatto un fumetto giallo? Allora, io ho dei problemi con il giallo, perché è un genere molto difficile. È un genere tecnicamente molto difficile, infatti viene solitamente fatto male. E quindi ho sempre avuto davvero proprio il timore riverenziale verso questo genere, perché già l'ho fatto bene, c'è questa regola per cui tu non devi dire il colpevole, però il lettore più intelligente deve riuscire a mettere insieme i pezzi e poterlo scoprire. E c'è un gioco molto raffinato dietro la costruzione di queste trame, non sono capace, lo ammetto. Allora dici come nascono i tuoi fumetti a questo punto? E io lavoro principalmente sull'estremizzazione di dolori, orrori della società o dell'intimità delle persone. Questo era il mio ambito. Quindi prendo cose che possono essere l'intimità, la sessualità, il rapporto tra il piccolo e il grande, il rapporto tra il singolo e l'altro, e cerco di estremizzare il più possibile come il confronto tra queste realtà possa essere difficile. Questo è più o meno i temi di qui. E, cioè, comunque tratti nei tuoi fumetti degli argomenti che sono anche difficili a metterli anche a parole. Sì. Ci sono delle difficoltà che trovi, perché insomma fare scrivere è un conto, ma qui devi scrivere e pensare a un personaggio, C'era uno dei primi teorici del fumetto, che è Scott McCloud, diceva che il fumetto funziona come in America è diffuso il monster racconta, che è un tipico esercizio che fanno i bambini in America, cioè vanno in classe e un po' aiutandosi, mostrando tipo un giocattolo, un po' raccontandolo a parole, riescono a sommare queste due cose e far nascere un racconto. E il fumetto funziona così: quando non ce la fa la parola,
puoi aiutarti col disegno, quando non ce lo fa il disegno puoi aiutarti con la parola, e quando alcune cose sembrano così grandi da per essere ridotta una parola, la fantasia del disegno aiuta, perché il disegno permette di lasciare spazi di indefinizione, spazi alla fantasia, quindi è molto d'aiuto in questo, è più semplice volendo che raccontare basta. A volte è vero, le parole non bastano, soprattutto quando fanno un discorso razionale, ci sono dei maestri dell'uso della parola, ci sono stati poeti che hanno imparato a quanto la parola possa dare spazio alla fantasia, però il fumetto ha questo è un grande vantaggio, alla fine tutto il primo volume di Gravure è tutto su storie di persone che hanno delle mancanze nella loro intimità, alla fine si parla molto di solitudine, si parla di rapporto con la famiglia, si parla di rapporto con la comunità degli amici, con l'amore, con il sesso, e tutte queste cose alla fine funzionano molto perché c'è un disegno dietro, è questa la cosa che fa funzionare questi racconti, che se no effettivamente rischierebbe di essere banalizzati come temi dalla semplice parola scritta, rischierebbero, non è che sia una regola. Certo. Non tutti gli scrittori banalizzano, tanti. Scrittori banalizzano, sei d'accordo con quello che ha detto lui? Molti, molti scrittori banalizzano, è verissimo, sì, sono molto d'accordo. Senti Tommaso, tu questa mattina hai realizzato per la Valdichiana, che vedremo poi domani o secondo i nostri tempi. Ci dovete seguire in continuazione, perché veramente noi buttiamo fuori materiale come se non ci fosse un domani. Hai praticamente intervistato vari autori. Sì, abbiamo. Chi ha incontrato? Qual è il livello di questi autori? Se autori locali, se sono autori più in generale del territorio? Raccontaci. Allora, stamattina la Valdichiana mi ha dato l'opportunità di respirare l'afflato che ha questa manifestazione dal punto di vista squisitamente letterario. Gli autori presenti, ho avuto modo di parlarci, seppur registrando delle brevi clip che vedrete a breve, caricate proprio su tutte le nostre piattaforme, sponsorizziamole, continuate a seguirci perché usciranno delle novità e degli approfondimenti proprio su Borgo dei Libri 2017. Ho avuto la piacevole sorpresa di scoprire autori locali che non conoscevo ed autori che sono locali dal punto di vista editoriale, ma che vengono da Napoli, Milano, più o meno da tutta Italia, autori che vengono da fuori e che si interessano ai nostri territori e ci ambientano dei romanzi gialli, dei noir. Quindi c'è un subbuglio di creatività che è legata proprio a questo territorio che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. E quindi seguiteci perché vedrete presto quello che ho preparato per voi, insomma. Allora Tommaso, noi a questo punto ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito, ringraziamo il comune di Torrita, la fondazione Torrita Cultura, la Proloco, i Rises che ci hanno permesso di essere qua questa mattina e di aver avuto modo di raccontare il Borgo dei Libri da dentro, incontrando gli espositori ma anche gli autori. Insomma, ci siamo immersi in questa bellissima manifestazione, che ripeto che sta crescendo di anno in anno. Si è aperta il 29 di aprile con la bellissima inaugurazione della Casa della Cultura Torrita Scalo, Torrita Stazione, e che è continuata poi, è stata un'edizione questa itinerante, perché i primi appuntamenti si sono svolti anche a Firenze, dove è stato presentato il libro Le Pompe dei Medici, e che anche questo fine settimana regalerà tante sorprese e tanti appuntamenti. Ricordo domani un concorso importante che ha riscosso grande successo, che è il concorso Clanis, che ha visto partecipare i ragazzi, gli studenti dei licei ma anche delle scuole di Torrita e della Valdichiana, e
sono stati, è stato indetto questo concorso, si sono basati i testi sulle parole della Val di Chiana, sui temi della Val di Chiana, sul dialetto chianino, comunque una riscoperta delle tradizioni. Quindi un borgo di libri veramente a 360 gradi, dalla storia al giallo, agli autori, ai giovani autori, ma anche ai libri storici. Quindi veramente un fine settimana ricchissimo, ricchissimo. Noi vi ringraziamo, ringraziamo tutti i nostri ospiti e seguite, continuate a seguire la Val di Chiana e ci trovate qua al Borgo dei Libri. Ciao a tutti e grazie!